Anche le esposizioni ambientali, oltre all'età e ad una ridotta attività fisica, hanno un impatto sull'aumento di frattura delle ossa. L'inquinamento atmosferico, fa sapere infatti Elena Colocino, componente del Comitato Scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientale, è associato a un incremento di tasso di ospedalizzazione per fratture femorali e di polso in 9 milioni di americani over 65 anni e in 6.000 norvegesi, mentre una cattiva qualità dell'aria è associata a una riduzione della densità ossea. Dal 2000 a oggi, intanto, sono oltre 1,5 milioni le fratture femorali da osteoporosi negli over 65 anni, con una crescita costante fino a raggiungere quasi 100.000 ricoveri all'anno.